Sei povero come la merda, però ciononostante non hai ancora perso la speranza di infatuare una bella donzella e ti sei imbattuto nell'idea di acquistare eventualmente un profumo focalizzato appunto a questo scopo. Bene, questa è la classifica giusta per te perché si tratta della top 10 profumi economici 2022 di Odoriamola con Mirko. Partiamo subito. Ciao ragazzi e bentornati su Odoriamola con Mirko. Questo è l'unico canale in Italia che parla di fragranze maschili dal punto di vista dell'opinione femminile. Oggi un video ignorante perché top 10 fragranze economiche ci voleva. Sono tornato dal PT Fragranze. Il mondo dell'arte è bello, il mondo dei packaging super di lusso è bello, però è anche, secondo me, dovere del content creator andare a pescare quelle gemme nascoste, il pane, la linfa di chi ha la droganza, quindi la mania ossessiva compulsiva dell'acquisto di profumi. Quindi profumi economici è quello che troverete oggi. Io sono Inspector Fragrance, alcuni di voi mi conosceranno per alcuni film o comunque robe del mondo dello spettacolo che ho fatto, saggio di economia appunto chiamato Economirco. E soprattutto il commissario Durex. Quante gruppi con il commissario Durex che è piaciuto un sacco, soprattutto la parte dove arresto quello che fa shakerando. Parliamo nuovamente di fragranze ad alta gnagnabilità. Devo dire che è molto più difficile andare a pescare una gnagnabilità alta in fragranze molto economiche. La qualità ovviamente non è eccelsa, però renditi conto che se ti interessa un argomento di questo tipo ti devi iscrivere al canale. Il 60% di voi non è iscritto al canale, quindi magari mi guardate spesso ma non vi iscrivete al canale. Fate una cosa gratis per me, visto che comunque non vi chiedo niente, iscrivetevi al canale, cazzo! Decima posizione per un profumo che è stato definito dalla rivista che pubblico però soltanto all'interno di casa mia, profumo più ignorante del pianeta, Halloween Man Zero. Halloween Man Zero altro non è che una versione super sintetica di quello che può essere un mix fra Green Irish Tweed, quindi a sua volta Cool Water di Davidoff, e Invictus, il classico Invictus Eau de Toilette. Quindi si tratta di una fragranza soprattutto per ragazzi molto giovani, una fragranza proprio da teenager piena. Quindi immaginate una distesa di prati completamente bagnati, però oltre a questa atmosfera molto molto muschiata, molto molto verde, un tocco in più di agrumi, quindi proprio una spruzzata di agrumi, quindi c'è il contrasto fra cattivo tempo e bel tempo. Tutto questo per andare un po' a filosofeggiare all'interno di una fragranza il cui elemento principale è l'ignoranza spudorata. Anche perché ha una buona persistenza e piace, soprattutto in quella fascia di età, piace. Non costa tanto, quindi Halloween Man Hero, ho detto Zero, Hero e Hero. Al nono posto una fragranza della quale in Italia non si parla mai, un brand del quale non si parla mai, brand però comunque italiano, stiamo parlando di Bugatti. E la fragranza in questione è uscita quest'anno, si chiama Signature White. Non si legge. Non si legge un cazzo, ragazzi. Vabbè, comunque. Fidatevi, è Signature White. Allora, fa parte del gruppo di fragranze Shower Gel. Quindi immaginate un Percival di Parfums de Marly, quindi proprio saponose. Con magari atmosfere anche alla Silver Mountain Water di Creed per gli amanti delle fragranze di nicchia, quindi fragranza shower gel. Le note però al suo interno fanno dedurre che comunque è stato fatto un lavoro particolare su questa fragranza perché abbiamo la nota di prugna e la vaniglia che gli dà anche una buona persistenza. Buona, ovviamente noi siamo abituati alle bombe atomiche, però buona. Una freschezza però che ha un tono leggermente dolce. È una fragranza che potete mettere sia per andare al lavoro, sia per uscire, dove la metti sta. Però
dicono, non immaginate che sia il fulmine di guerra, però per, credo, 10 euro ve la portate a casa, quindi Bugatti Signature White. Ottavo posto per una celebrity fragrance, scusate, oggi ho messo l'impenetrabile, non so parlare tutto bene, di un calciatore che praticamente già con altre fragranze è stato presente nelle mie classifiche, Cristiano Ronaldo Origins, questo set che è proprio CR7. C'è a chi può star simpatico, c'è a chi può star non simpatico. Il dato di fatto è che comunque le fragranze che escono di CR7 non sono male, di solito non sono male. Questa qui non fa eccezione, è stato il regalo del mio amico Dario, che saluto. Una fragranza fresca, però che vira più sul genere fragranze di un tempo, quindi genere barbershop, schiuma da barba, quelle atmosfere vetiver, verdi, un po' legnose, con un'apertura particolare perché l'ananas. Diciamo che una caratteristica delle fragranze di Cristiano Ronaldo è avere sempre comunque una nota strana. Probabilmente le andrà a fare la stessa persona che ci avrà proprio l'idea di fare sempre comunque qualcosa di particolare o nel fondo o nell'opening. Comunque, dove la metti sta anche qui, però consiglierei l'utilizzo a un ragazzo magari sotto i 25 anni, non lo so, la vedo un po' più giovane. Cristiano Ronaldo Origins. Settimo posto per una fragranza che si dice discontinuata, però ancora si trova online. Io l'ho trovata addirittura in un discount. E me la sono appioppata subito perché se ne è sempre parlato benissimo, quindi è stato un blind buy motivato dalla fragrance community, diciamo. A furia di parlarne bene, l'ho acquistata anch'io, Burberry London. Bellissima boccetta con il classico motivo tipico della casa Burberry. Burberry London for Men. Esiste anche una versione for Women che però non ho mai provato. È la fragranza perfetta per le giornate uggiose. Quindi abbiamo tabacco, cuoio, una fragranza molto mascolina, una fragranza difficile da portare. Come idea sembra quasi una fragranza di nicchia. Abbiamo anche il port wine, che praticamente dà un tocco un po' più liquoroso a tutto il contesto, quindi si potrebbe definire un boozy, assolutamente, è proprio un boozy. È un boozy con una sfumatura tabaccosa, cuoiata, leggermente orientale addirittura. Devo dire che non è la fragranza dei sogni della ninabilità, però sicuramente può trovare popolarità all'interno dei contesti femminili dove piace il tipo un po' misterioso, ecco, che magari non dice tutto, oppure ben vestito, che però la s'allunga, ecco. Burberry London è la fragranza per questo tipo di persone. È diventata quasi un meme all'interno delle mie live. Iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per vedere anche quando sono live, perché poi mi perdete le live, ormai non è che riesco più a pubblicare sempre lo stesso giorno. Quindi attivate pure la campanella, non vi perdete niente. Bruno Banani for Men, sesto posto. Allora, voi non lo potete vedere bene, però appoggiata così, vedete, è un po' inclinata, ecco, come la Torre di Pisa, per intenderci. Sarà forse perché Bruno Banani è un brand che produce mutande? Non mi piace dire underwear, sarebbe poco Odoriamo la Commirco e molto più Inspector Fragrance. Eventualmente iscrivetevi al canale Inspector Fragrance per vedere contenuti in inglese e tedesco, che già di per sé suona meno ignorante. Detto questo, Bruno Banani è una fragranza che in Germania hanno praticamente tutti. È al secondo posto dopo Boss Battle, che è la fragranza più venduta in Germania. È una fragranza particolare perché unisce le atmosfere balsamiche, magari di profumi come le Male, come Hugo Boss Battle appunto, con note particolari. Qui abbiamo il basilico, abbiamo l'anice stellato. È una fragranza tra quelle economiche che ti fanno dire: aspetta un attimo, beh,
questa cosa non l'ho mai sentita. Restando sempre comunque fedele a quel tipo di DNA che sono gradevoli a tutti. In Italia non si trova praticamente, però online non costa un cazzo, magari lo trovate su qualche sito estero, è veramente tanta roba, io l'ho presa a 9,90€ il 30ml. Bruno Banani Formel. Diciamo che da qui in poi potevano andare tutte a finire al primo posto, diciamo che è stato abbastanza difficile fare una classifica orientata in questo modo, tant'è che ho dovuto lasciare 8 fragranze fuori da questa classifica. 8! Quest'anno tanta carne al fuoco sulle economiche. Quindi magari se mi lasciate un like e arriviamo a 500 like, io vi faccio subito, tempo niente, entro 2-3 giorni, vi faccio un video sulle 8 fragranze che non citerò in questo video. Quindi secondo me potrete trovare anche lì degli spunti interessanti. Comunque parliamo della fragranza al quinto posto, si tratta di Afnan Souvenir Desert Rose. Packaging un po' tamarro, però a noi ci piacciono queste cose. Allora, in soldoni, parliamo in parole senza soldi, quindi in parole povere. È un dupe clamorosamente affine a Erba Pura di Xerjoff. Ok? Quindi se siete amanti di Erba Pura di Xerjoff, Tiziana Terenzi Kirke, ok? Alaramain Amberwood, potreste anche farvi piacere questo Afnan Souvenir Desert Rose. Ovviamente riceve complimenti perché si tratta di quel DNA lì. Potrebbe risultare per alcuni una minima più femminile, ma il DNA è quello. E non costa un cazzo, quindi se non avete paura di indossare fragranze forti, perché questa qui è una fragranza che ha una persistenza bomba. Bomba, Afnan Souvenir Desert Rose, persistenza bomba. Anzi, ci tenevo a dire, quando fate degli acquisti su Amazon, qualsiasi cosa, non per forza profumi, ovviamente tutte queste fragranze le trovate su Amazon, in descrizione c'è un link e lì praticamente acquistando da quel link voi supportate gratuitamente il mio canale, perché se voi dovete andare comunque in ogni caso a acquistare roba su Amazon e vi piace quello che faccio, acquistate da quel link e mi supportate, ovviamente 20 centesimi, dico nulla di che, però fatelo da quel link, mi fate un piacere. Quarto posto, una fragranza che non piace a poteri forti, non piace a poteri forti perché qui, anche qui si parla di un dupe, dal punto di vista etico non piace neanche a me, però sono arrivati poi i sindacati CGL, CISL e MILF soprattutto, che si sono opposti e hanno detto no, questa fragranza deve essere in classifica perché a noi MILF piace. Quindi ve la piazzo, stiamo parlando di Armaf Le Parfait. No, anche qui però dupe più proprio simile alla fragranza alla quale si ispira, ovvero Green Irish Tweed di Creed. Cioè, stiamo parlando qui veramente di un prato bagnato, super amaro, cioè non c'è nulla di dolce in questa fragranza. È chiaro che poi ognuno la può interpretare come vuole, ma non c'è nulla di dolce. Buonissimo per gli amanti delle fragranze, proprio quello dice minchia, proprio questo, proprio omma, proprio pascule. Le Parfait, perfetto. Si può dire magari non ha tanta persistenza, ma ragazzi non costa un cazzo, manco 20 euro vi costa, cioè avete un profumone, la indosso con piacere, posseggo anche il Green Irish Tweed, chiaramente il Green Irish Tweed è meglio, più elegante, meno sintetico e tutto, però questo fa il suo lavoro perlomeno decentemente. Armaf Le Parfait. Terzo posto, per una fragranza della quale io vi parlo da anni, l'avete comprata tutti, ma io ragazzi, alcuni sono rimasti delusi, ma perché semplicemente magari hanno altri tipi di gusti, magari non vogliono quella roba troppo particolare, prendete piuttosto le fragranze che stanno più in basso in classifica. Però se parliamo di inabilità,
Lo ripeto perché magari ad alcuni è sfuggito che è la prima volta che mi seguono. Gnagnabilità, che è un neologismo che significa criterio di valutazione di una fragranza dal punto di vista femminile. Tipo per dire, la fragranza ti piace 10, gnagnabilità 10. Una fragranza piace alle donne 3 su 10, gnagnabilità 3. Ok? E quindi Cristiano Ronaldo Legacy Private Edition, l'avete acquistata tutti? Packaging stupendo, tappo che mi piace tutto di questa fragranza. È un gourmand. Cosa vuol dire gourmand? Una fragranza che ricorda un po' il cibo, la torta, robe dolci. Ecco, è una fragranza molto dolce, se non ti piacciono le cose dolci e strane, non ti piacerà, ma smuove una certa emotività. E oggi, da quando ho messo l'impenetrabile, niente. Purtroppo stiamo parlando di una fragranza che mischia note di caffè a note di basilico, c'è l'eucalipto, c'è la fava tonka, importantissima la fava tonka, che dà quel retrogusto vanigliato e persistenza soprattutto. Una fragranza che adesso diventa un po' più difficile da trovare, ormai l'avete acquistata tutti, ma è un vero gioiellino ed è una delle tante fragranze che ho scoperto io. Ok, mi raccomando, se vi piacciono le robe ricercate, dateci uno sguardo. Secondo posto per una fragranza che da molto prima che esistesse il mio canale viene nominata in tutto il mondo, anch'io stesso l'acquistai sotto consiglio di Jeremy Fragrance, il popolare youtuber internazionale che ti dà power, è Bentley for Men Intense. Bentley for Men Intense è il busi perfetto, è anche qui un po' come dicevamo poc'anzi, una fragranza per un uomo misterioso. Io l'ho sempre definita la fragranza del pappone, perché mi immagino un signore magari ben vestito all'interno di un saloon, sta fumando il sigaro e lì col suo bicchiere di cognac o whisky, ed è lì che fa i sorrisini col baffetto e soprattutto ha adocchiato quel balcone, ma l'hai visto a quella? Ecco, insomma, quel personaggio lì. Bentley for Men Intense, packaging super elegante, cioè per 34 euro, ragazzi, un packaging e un odore di nicchia. Ho sentito fragranze di nicchia molto peggiori di Bentley for Men Intense, quindi secondo posto per Bentley for Men Intense. Terminiamo con una fragranza uscita qualche settimana fa, ma metto al primo posto perché è talmente simile a una fragranza che ha una gnagnabilità allucinante che automaticamente... Allora, sicuramente si tratta di una fragranza strana, particolare. Vi leggo la descrizione e poi vi dico di che si tratta. Leather jackets, cigarettes, whisky e bass strings. Bass strings, quindi corde di basso. Perché? In quale genere musicale si sente molto pesantemente il basso? E risulta molto pesante nell'hardcore, nel metal. E quindi per voi fan della musica dura, Motorhead for Men, la fragranza dei Motorhead. Quindi è lo stesso gruppo distributivo che fa le fragranze per i Rammstein. Vi parlerò anche delle fragranze per i Rammstein, quindi iscrivetevi al canale assolutamente e mettete like, ragazzi, è gratis. Io lo vedo che non hai messo like. Ho detto ti porto persino alla seconda parte. Metti like e fare incazzare. Detto questo, è esattamente, proprio sputato puro, Ombre Leather di Tom Ford. E quindi anche Irish Leather di Memo Paris. Quindi una fragranza che sa di cuoio puro, non sul genere Orto Parisi Quoium, che è un cuoio già lì
con più sfaccettature. Qui abbiamo proprio il cuoio della giacca di pelle. Qui la descrizione sigaretta e whisky, forse la vedo più in cuoium e nella fragranza al secondo posto che è Bentley. Qua proprio sento il cuoio. Stop. La fragranza dà una persistenza decente. Siamo sulle 4-5 ore, però cioè veramente ad hoc. Ah, ma dura poco. Comprati un cosino per portartelo appresso, per riempire la fragranza. Non cerchiamo scuse davanti alla leniabilità. Leniabilità docet. E quindi è così. Poi, se siete fan dei Motorhead, la dovete avere. Cioè, magari avete i dischi, comprate anche la fragranza, molto buona. E niente. Secondo me e sarà una grandissima sorpresa, perché secondo me se ne accorgeranno in tanti di questa fragranza e cominceranno ad apprezzarla. Bene, Inspector Fragrance vi saluta, iscrivetevi al canale, mi raccomando, seconda parte in arrivo, lasciate like, e mi raccomando sempre con questa cosa dello spruzzare e arrestare, perché spruzzare è bello, ma non fatevi arrestare.